Nuova puntata del Fatto, la rubrica di approfondimento giornalistico della redazione di Ciak News. Sono passati poco più di 100 giorni dall'insediamento della giunta regionale e del Parlamento siciliano. In questi mesi sono accadute tante cose, ci sono diversi spunti di riflessioni, tutti elementi che analizzeremo oggi con un ospite gradito che torna al Fatto poco dopo i primi giorni di insediamento. Parliamo del deputato regionale paternese Gaetano Galvagno. Benvenuto nuovamente al Fatto. Intanto grazie per l'invito, è un gradito ritorno qui in trasmissione da te. Onorevole Galvagno, iniziamo dunque questa carrellata di argomenti partendo proprio dal governo regionale, da questi primi 100 giorni dell'ARS. Insomma, che impressioni anche per chi come te poi è appunto al primo insediamento alla Sala d'Ercole? Chiaramente sono stati i primi giorni particolari, questa prima esperienza è stata un'esperienza molto sentita e toccante per la mia modesta esperienza politica. Era un sogno che ti ricordi quando mi hai intervistato la prima volta. Oggi però lì in aula respiro talvolta l'aria di un teatro e questo un po' mi dispiace. Sembra quasi che ci siano tutti che vogliono, o molti, che vogliono fare la propria parte. E questo non mi sta bene perché dobbiamo pensare più che altro non alla telecamera che ci riprende, ma all'interesse vero dei siciliani. Certe volte magari uno immagina che in palcoscenici, tra virgolette, politici e istituzionali più importanti ci sia anche, si pretenda anche una serietà ulteriore, invece a volte è proprio il contrario, gli atteggiamenti magari di alcuni proprio fanno scadere l'intero complesso, no? Talvolta succede, però il mio ragionamento è legato invece a una sovraesposizione, proprio per dimostrare di essere presente o di fare qualcosa. Si fa qualcosa con i fatti, si fa qualcosa con i disegni di legge, con le mozioni, e non devono essere delle mozioni fatte perché c'è qualcuno che ti riprende e perché tu vuoi dire io il mio l'ho fatto. Lo si deve fare perché si vuole fare, si deve lavorare in commissione, si deve lavorare in aula, ma soprattutto si deve lavorare in sinergia, se è vero quello che si è detto in campagna elettorale, se è vero che l'interesse non è l'interesse proprio, ma è l'interesse dei siciliani. Onorevole, c'è un nome su tutti che ogni giorno finisce sui giornali per forza di cose, che è quello del presidente della regione Nello Musumeci, che ha convinto la maggioranza dei siciliani e che ha detto non sono disponibile a un governo a tutti i costi, ma a un governo che davvero, lui lo ha definito un governo della semina e non della raccolta, e quindi un governo del lavoro, un governo del sacrificio, così ha detto ipse dixit. Che impressioni hai avuto? Musumeci è un santo, ma te lo dico con la massima sincerità, perché riuscire oggi in una situazione come quella attuale, in cui c'è stata la riduzione dei deputati, siamo 70, 36 siamo stati eletti come maggioranza, riuscire a determinare questo equilibrio non è una cosa per niente facile. E talvolta se tu hai un atteggiamento ostativo da parte di quella che è la minoranza, talvolta ti trovi anche a trovartela da parte della stessa maggioranza. Quindi riuscire a fare quadrare le cose non è per niente semplice. E lui sta riuscendo, indipendentemente veramente da quelli che sono i numeri risicatissimi, sono usciti articoli anche sul Corriere della Sera, dove lui dichiara che purtroppo anche con uno starnuto la maggioranza salta. Perché? Perché è così. Questa legge elettorale purtroppo non permette di avere una larga maggioranza in aula, motivo per il quale si è sempre risicatissimi in qualsiasi questione. E riuscire ad andare avanti, a essere produttivi e a emanare non è cosa semplice. Lui veramente ha questa dote, questa qualità di riuscire poi a fare sempre la sintesi e andare avanti. Te lo chiedo perché è una curiosità che si saranno posti diverse persone, soprattutto nel momento in cui la maggioranza è andata sotto proprio all'inizio di questa settimana per l'approvazione del documento economico-finanziario regionale. C'è davvero la possibilità? Cioè, credi davvero che Musumeci un giorno possa dire ok, se non ho i numeri basta, io me ne vado e andiamo tutti a casa? O è stata così una provocazione per dire comunque abbiamo un compito, dobbiamo andare avanti? Musumeci ha dichiarato che a inizio di questa legislatura che non avrebbe avuto intenzione di ricandidarsi.
Di certo non è una persona che sta cercando la poltrona, di certo non è una persona che ha bisogno di avere ulteriori cariche perché ha fatto veramente di tutto in politica. Quindi non ti nascondo che il presidente Musumeci, che è persona coraggiosa, seria, per bene, non vuole cedere al ricatto. Cioè, se il ragionamento è mettiamo gli interessi dei siciliani. Non voto perché mi serve lo stimolo per votare, mi serve il posto di minore governo, mi serve il ricattuccio dell'ultimo minuto. Salvo, siamo veramente, allora non si parla più di Parlamento siciliano, ma si parla veramente di continuare a danneggiare questa terra. E lui, secondo me, con coraggio e senza grande ipocrisia, dice: a me sta bene così, io tutto quello che devo fare l'ho fatto, sto cercando di dare la mia esperienza e di dare le mie competenze per poter andare avanti, ma se voi pensate che per ogni cosa che portiamo in aula dobbiamo fare un momento di riflessione su eventuali spartizioni, lì veramente vuol dire essere alla frutta. E lì sarebbe forse doveroso, corretto e giusto andare al voto, ma non comunque con questa legge elettorale. Perché dobbiamo entrare nell'ottica che chiunque governi, che sia il centrodestra, il Movimento 5 Stelle o il centrosinistra, chiunque deve avere la possibilità di farlo. Non si può ripetere quello che è successo e quello che sta succedendo a livello nazionale. Cioè il discorso è noi non siamo meglio degli altri, noi non ci stiamo ergendo, magari pensiamo di avere delle idee migliori, ma ci devono essere numeri che ci possano consentire di farlo. Quindi il mio augurio in tutti i casi è anche che in questa legislatura riusciamo a fare una legge elettorale che dia la maggioranza, non una legge elettorale per il centrodestra, ok? Una legge elettorale che darà una maggioranza a chi vince È una e stabilità non alla Sicilia, magari. una stabilità, perché noi è stato un caso che abbiamo avuto una maggioranza di 36 parlamentari, che oggi non abbiamo, attenzione, noi oggi non abbiamo la maggioranza, perché ci sono dei deputati che si sono iscritti al gruppo misto, ci sono i deputati che se ne sono andati. Ma questo cosa vuol dire? Che allora perché questo governo regionale non ha più la maggioranza e allora deve essere una scusa per non fare nulla? No! Se c'è veramente senso di responsabilità da parte delle opposizioni, noi siamo stati i primi a dire apriamo anche a voi, facciamo un ragionamento unanime, facciamo un ragionamento tutti insieme e non soltanto in aula dove ci sono le telecamere, ma anche in commissione. Se avete delle istanze, se c'è qualcosa che non vi va bene, dite. Come sistemarla, dite qual è la vostra opinione e la portiamo avanti insieme. Cioè, dire no, questa cosa non mi sta bene, questa cosa è troppo sterile come Sì, 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 ragionamento. I sì, sì. ragionamenti devono essere costruttivi, sempre, se è vero che uno vuole fare dei ragionamenti nell'interesse della collettività. Perché se vuole fare demagogia o populismo, siamo tutti bravi. Io forse meno, ma loro sono tutti quanti bravissimi. Non può funzionare così. I primi 100 giorni di Nello Musumeci li abbiamo analizzati, ma c'è chiaramente da fare una riflessione anche sui primi 100 giorni da parlamentare. Gaetano Calvagno si trova per la prima volta con questa grande responsabilità, essere non soltanto uno dei 70 parlamentari siciliani, ma essere il parlamentare di riferimento di questo territorio. La politica ha voluto peraltro che avesse un ruolo all'interno della Commissione Bilancio, che è una delle commissioni chiave poi del governo e dell'Assemblea regionale. Ecco, in questo senso ti ritieni soddisfatto? No, più che altro è un carico di responsabilità, più che un discorso legato alla soddisfazione personale. Io sono oggi vicepresidente della Commissione Bilancio, ma ti ripeto, è una carica veramente pesante perché non ci hanno lasciato una buona eredità, non ci hanno lasciato una situazione semplice, ci hanno lasciato nel dissesto più totale. Quindi andare a trovare le soluzioni non è una cosa facile, però lo stiamo facendo, ci stiamo provando e dopo quando parleremo anche di altri argomenti ti dirò quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Questi 100 giorni all'interno del Parlamento siciliano abbiamo fatto tante cose, dalle più semplici a quelle più ambiziose. Che so, abbiamo parlato in campagna elettorale, non promesso, abbiamo parlato in campagna elettorale di randagismo. Abbiamo istituito una commissione speciale che non graverà un euro
sui contribuenti 1 euro e una commissione speciale che non è retribuita per il randagismo. Perché? Perché è un problema che non è soltanto diffuso a Paternò, ma è diffuso in tutta la Ovviamente. Sicilia. Motivo per il quale ci siamo sentiti in obbligo di fare questa commissione, istituire questa commissione. Quindi tutte quante le istanze che adesso avranno le varie associazioni di categoria potranno portarle avanti in commissione. Non sarà più vediamo cosa si può fare alla regione, ci sarà una commissione che è dedicata proprio al problema del randagismo dove si potranno trovare le soluzioni, perché in tutti i casi le soluzioni si devono trovare. Cioè che siano drastiche, meno drastiche, ma qualcosa si deve fare. Quindi questo sarà sicuramente un qualcosa per questi problemi, che sono problemi comunque, non sono problemi secondari, perché all'interno di un paese come Paternò e di tanti altri della regione siciliana rappresenta veramente un grave problema. Un problema dal punto di vista etico-morale, ma anche dal punto di vista poi economico, perché, per esempio, per quanto riguarda Paternò, il randagismo dati alla mano vuol dire un problema da circa 80.000 euro l'anno, che sono soldi che vengono chiaramente distratti da altre situazioni. Ma onorevole, c'è un impegno sul randagismo e te ne eri fatto carico proprio in campagna elettorale, lo avevi detto, ma c'è anche un qualcosa che riguarda invece la continuità territoriale, che è il grande problema di tutti i siciliani, cioè dire il fatto che la Sicilia purtroppo dalle compagnie aeree viene considerata una terra lontana dall'Italia a mille miglia e per questo vengono rincarati poi i biglietti aerei con costi davvero esorbitanti. Proprio in questo senso c'è un gap da recuperare e credo che proprio tu insieme ad alcuni parlamentari stai iniziando un lavoro in questo senso. Non stiamo iniziando, ma lo abbiamo iniziato. Quindi stiamo facendo, anzi abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato un DDL non sulla continuità territoriale, ma sull'insularità, che è un discorso ben più ampio. Perché avevamo parlato anche in campagna elettorale di questo grandissimo problema, visto e considerato che migliaia di giovani sono al nord quando va bene. Quando va male sono in tutto il mondo e oltre che parlare di quelli che sono i biglietti dei traghetti o i caselli autostradali, ma abbiamo parlato più nella fattispecie del costo dei biglietti aerei che arrivano a cifre esorbitanti soprattutto nel periodo delle festività, che non fanno altro che allontanare sostanzialmente le famiglie, perché c'è Esatto. gente, ci sono molte persone che conosco, purtroppo non scendono per le festività perché i biglietti aerei sono troppo cari. Cioè non solo noi li mandiamo fuori a lavorare perché non riusciamo a produrre, perché non riusciamo a creare i presupposti affinché queste persone rimangano, ma non li facciamo manco tornare. Cioè neanche per le festività le famiglie si possono godere i propri cari. È Esatto. inaccettabile e anziché dire stiamo facendo, abbiamo presentato un DDL sulla continuità territoriale insieme alla collega Locurto, prima firmataria. Abbiamo fatto una conferenza stampa a Palermo. In questa conferenza stampa eravamo noi collegati pure con degli esponenti della Sardegna e quindi è qualcosa fatta in collaborazione con un'altra regione che chiaramente ha le nostre stesse problematiche. Ecco, in concreto, cosa potrebbe cambiare con questo DDL se venisse approvato? Questo porterà a che cosa? Che anche a Roma si parlerà di questo problema. Questo potrebbe portare ad avere gli stessi diritti che ha avuto la Sardegna per molti anni, da sempre, diciamo. Quindi potrebbe comportare il 40% dello sconto sui biglietti aerei, una tariffa fissa sui traghetti e tutta una serie di agevolazioni per i trasporti e quant'altro. Quindi sicuramente è ossigeno. Perché pensare che noi riusciamo con la bacchetta magica a risolvere tutti quanti i problemi dopo 50 anni in cui siamo stati derubati, maltrattati, dico è impensabile, però qualcosa la stiamo facendo, noi ci siamo, abbiamo i documenti alla mano e stiamo andando avanti. Ora sarà il tempo che ci darà ragione. Bene, un problema che riguarda i siciliani è sicuramente quello del trasporto verso l'Italia e verso l'Europa, ma un problema forse ancora più stringente, anzi sicuramente ancora più stringente è quello della sanità, non ultimo proprio l'ultimo studio dell'Istituto Demoscopica,
che piazza il sistema sanitario regionale siciliano come il penultimo d'Italia, non inferiore soltanto a quello del Molise. La situazione, dico, è assolutamente drammatica. Parleremo tra poco anche dell'ospedale di Paternò, ma su quello preferisco che magari ci arriviamo dopo. Facciamo un attimino una panoramica su questo che è il sistema sanitario. Sappiamo che l'assessore Razza ha la volontà di voler cambiare il corso delle cose, ma la tua impressione da deputato regionale qual è? Allora, l'assessore Razza è veramente una persona splendida. Intanto ci tengo a precisare una cosa così leviamo ogni dubbio. L'ospedale di Paternò non si è minimamente pensato che debba chiudere, quindi tranquillizziamo la cittadinanza paternese, che l'ospedale di Paternò non deve minimamente chiudere. Sul discorso della sanità è molto complesso. È molto complesso anche perché comunque la sanità rappresenta all'interno del bilancio la parte più corposa del nostro bilancio, motivo per il quale è inaccettabile che in determinati ospedali, e non faccio un ragionamento soltanto per Paternò o Biancavilla, ma faccio un ragionamento un po' più generale, è inaccettabile che ci siano le condizioni igienico-sanitarie che molte volte si vedono. È inaccettabile che ci siano code di quelle chilometriche, come però è inaccettabile che ci siano delle persone che vanno lì e minacciano gli operatori, i medici. È il motivo per il quale si deve fare non una riflessione, perché qua di riflessioni se ne sono fatte, o un tavolo, basta di questi tavoli, basta. La gente è stanca di questi tavoli. Bisogna fare delle ispezioni. E abbiamo deciso proprio con l'assessore Razza di fare delle ispezioni negli ospedali, non soltanto quello di Paternò, Biancavilla, Catania, e non quelle cerimonie in cui veniamo invitati e Ed è dove tutto c'è pulito. tutto pulito, ci sono le piante, c'è l'odore di deodorante in tutte quante le stanze, non lo so cosa fanno delle persone, forse le nascondono, vedi i reparti che sono impeccabili. E la mia non è una critica attenzione contro i medici o contro le persone o chissà contro di chi. La mia è andare a riscoprire, a capire quali sono le criticità. Cioè, questi poveri medici, da un lato, possono essere messi nelle condizioni di lavoro in cui sono? Secondo me no. Secondo me no. Vogliamo aprire a nuovi bandi? Vogliamo pensare di volerlo sistemare questo sistema sanitario? Vogliamo pensare però che ci siano anche delle regole vere? Vogliamo dare la possibilità ai pazienti di non scoprire di avere un tumore dopo 7 mesi di coda? Questo è quello che dobbiamo fare e dobbiamo sbrigarci a farlo. Quindi quello che faremo noi saranno delle ispezioni per andare a capire quali sono le criticità mosse da parte di tutti, da parte dei medici che talvolta si trovano a fare straordinari, incredibili e essere in condizioni di lavoro in cui ci sono i macchinari del 1970. Non può funzionare così. E della sanità regionale, in particolar modo del futuro dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, se ne è occupata Mary Sottile con un servizio che è andato in onda proprio in questi giorni sulla nostra emittente, servizio che vi riproponiamo e poi ne parliamo qui in studio. Paternò perde un altro pezzo. La notizia è ufficiale. All'apertura dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, con la data non ancora ufficializzata, anche se manca ormai davvero poco, il Santissimo Salvatore di Paternò vedrà il depotenziamento dell'unità operativa di chirurgia che da complessa diventa semplice. A Paternò, come evidenzia il direttore sanitario Giuseppe Spampinato, resterà l'attività in day hospital e day surgery con 6 posti letto. In poche parole, resta l'attività chirurgica ordinaria, mentre gli interventi più complessi e le urgenze verranno tutte trasferite a Biancavilla, sede anche di rianimazione. Una decisione questa frutto dell'ultima modifica al decreto sulla sanità siciliana, firmata dall'ex governatore dell'isola, Rosario Crocetta, e partorita nel marzo del 2017. A Santissimo Salvatore restano in chirurgia dunque 6 posti letto, ma non è l'unica novità.
Lascia il Santissimo Salvatore la psichiatria con i suoi 15 posti letto, anche questi spostati a Biancavilla. Persi 4 posti letto in ortopedia, passati da 12 a 8, destinata a scomparire, secondo il nuovo piano, anche l'otorinolaringoiatria, anche se si è detto che dovrebbe essere salvata, mentre compaiono 20 posti letto per l'unità di lungodegenza, previsti invece 14 posti letto per la medicina generale. Con la chiusura della ginecologia ed ostetricia, avvenuta nel febbraio del 2015 per il Santissimo Salvatore, è stato un lento morire. Successivamente si è detto addio alla pediatria e ora si saluteranno in un colpo solo psichiatria e otorinolaringoiatria, mentre si perde l'attività chirurgica importante d'urgenza per la chirurgia. Il piano, partito nel 2008 con il Santissimo Salvatore da trasformare in PTA, oggi diventa reale. Il servizio che avete visto era proprio quello a cui ci riferivamo prima. Gaetano Galvagno, c'è un problema da diversi anni che è il depotenziamento dell'ospedale Santissimo Salvatore. Sappiamo che l'amministrazione comunale, in qualche modo il senatore Torrisi, quando aveva appunto il ruolo, ha tentato in qualche modo, insieme anche ad Ignazio La Russa, di tamponare quella che sembrava e che sembra tutt'oggi una caduta libera. Però sappiamo che molto spesso, soprattutto quando si parla di sanità, Palermo ha più voce in capitolo che Roma e la minaccia qui è chiara. Sì, allora intanto ribadisco il concetto, l'ospedale di Paternò non deve minimamente chiudere. C'è sostanzialmente una riorganizzazione di quelli che sono gli ospedali in provincia. Chiaramente noi abbiamo una vicinanza con Biancavilla, non siamo per chiudere Paternò né per chiudere Biancavilla, ma per cercare di ristrutturare il sistema sanitario, ristrutturare i reparti tra questi ospedali vicini, in maniera tale da avere delle efficienze in entrambi gli ospedali. Motivo per il quale con l'assessore Razza, come già ti avevo detto prima, faremo un giro, capiremo il discorso legato alle criticità e capiremo anche quelle che sono le istanze della gente, le istanze dei dottori e di quelle che sono le condizioni strutturali proprio dei due ospedali e capire lì come muoverci. Rogero Razza conosce molto bene l'ospedale di Paternò, lo conosce molto bene il presidente della regione Nello Musumeci e sanno perfettamente che una città di 50.000 abitanti, che tra l'altro si affaccia su un comprensorio ben più vasto che va da Centuripe a Belpasso, a Ragalle, a Nicolosi, insomma, non può avere un PTA che poi risponde davvero alle prime esigenze. Paternò rappresenta una città di un comprensorio che invece deve rispondere anche alle emergenze. Sappiamo che è prossimo l'inaugurazione dell'ospedale di Biancavilla, anche se lì ancora si continua un po' a posticipare, però Paternò deve avere un ruolo anche in questo senso. So peraltro, sempre restando in ambito sanitario, però più allargato, che ci sono buone novità anche per la disabilità. E qui, insomma, con il problema del governo Crocetta, la famosa polemica con PIF, credo che il governo Musumeci in questo senso abbia aggiunto un passo in più. Sì, per quanto riguarda i disabili, noi passiamo da quella che era un'erogazione dei servizi a un'erogazione diversa che è quella di denaro. Abbiamo stanziato nell'esercizio precedente, non sarò precisissimo, scusatemi, ma dovrebbero essere all'incirca 122 milioni di euro. Quest'anno, visto e considerato che c'erano esigenze ancora diverse, siamo riusciti a trovare ulteriori 30 milioni di euro in più che vanno aggiunti ai disabili. Se ti fai il conto, saranno all'incirca il 25% Sì. in più. E per trovarli non è per niente facile perché non si parla di qualche migliaia di euro, ma si parla di milioni di euro. Però siamo abbastanza soddisfatti perché, nonostante quello non è stato un provvedimento che abbiamo preso noi, lo stiamo portando avanti. Cioè, la differenza è che noi non siamo come quelli che dicono: se non lo faccio io, se non sono il protagonista, io non partecipo. L'ha mandato avanti il governo Crocetta, quindi dall'anno scorso si sono erogati questi contributi per i disabili. Noi quest'anno non solo lo stiamo portando avanti e non stiamo ritornando a un discorso di servizi, nonostante ci potrebbero essere tantissime parentesi che potremmo aprire, ma non abbiamo tempo e magari dedicheremo altro spazio in un'altra Assolutamente. puntata, ma abbiamo dato 30 milioni di euro in più per
per i disabili. Onorevole Galvagni, il nostro tempo a disposizione si è concluso. Io ti auguro da giornalista, da paternese, da osservatore di questo territorio etneo, i migliori auguri. Li estendo a te, visto che siamo anche nel periodo di Pasqua, li estendo all'Assemblea regionale siciliana. Credo che anche tu voglia chiudere con un augurio anche ai nostri concittadini. Sì, io intanto veramente ti ringrazio nuovamente per questo invito. Mi auguro che noi riusciremo a vederci anche una volta ogni 2 o 3 mesi per fare il punto della situazione, perché talvolta, no, talvolta, la comunicazione è fondamentale Assolutamente. e sono sicuro che molta gente è curiosa di sapere quello che si fa, quello che non si fa, perché vuole avere sempre un rendiconto. Ed è giusto che sia così, l'avevamo detto in campagna elettorale. E non ti nascondo che da quando l'ho detto, moltissimi ci scrivono nella pagina Facebook, dove a breve faremo anche un blog, come avevo promesso, dove potremo interagire. Ma già lo stiamo facendo con questa pagina Facebook. E molta gente si informa perché vuole sapere le cose, come vanno, come non vanno e cosa si sta facendo. Quindi mi auguro che potremo rincontrarci per dire quello che facciamo, così la gente è sempre informata di quello che noi riusciamo a portare avanti all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Un augurio a tutta la cittadinanza paternese e non solo, a tutti gli amici che ci seguono, a tutti i siciliani, che sia una santa e serena Pasqua per tutti. Grazie. E grazie ancora a Gaetano Galvagno, al quale a questo punto rinnovo l'invito per un prossimo appuntamento nel quale riusciremo a fare ancora luce e ad aggiornare su quelli che sono i passi in avanti del Parlamento siciliano e della nostra deputazione territoriale. Gaetano Galvagno, grazie ancora di essere venuto al Fatto e la nostra trasmissione riprende la prossima settimana.